Sembrava impossibile, è invece riuscito. Pantani costringe Ulrich ad abdicare. A Les Des Alpes, il tour finisce nelle mani del pirata, che arriverà a Parigi in giallo, centrando l'accoppiata col Giro nella stessa stagione, come riuscì a un solo italiano, Fausto Coppi, nel 1949 e nel 1952. 33 anni dopo Gimondi, il tour è azzurro. È la 15ª tappa da Grenoble a Les Deux Alpes, dove sta piovendo. La situazione al comando: Maximilian Schander, Christophe Renault, Rodolfo Massi, Peter Farazin, Thierry Bourgognon, Marcos Serrano. Qui si può decidere il Tour de France. Salita doppia scalata, Colla du Telegraph, Galibier, Leblanc rompe gli indugi. Appena cominciata la salita, dopo appena 1,5 km, sempre davanti 6. Pantani è a centrogruppo, è vigile, brillante. Pantani, che ha avuto un incidente, una scivolata, per fortuna senza conseguenze. Ed ecco ancora un attacco degli uomini della Cofidis. Cofidis in gran spolvero, e tra poco secondo me scatterà Bobby Jarek insieme a Pantani. Sì. Pantani, che con ogni probabilità, come al solito, farà l'affondo che noi ci auguriamo sia decisivo sullo strappo finale. Io penso che possa attaccare sul Galibier, è il pezzo più difficile, più duro. Adesso c'è questa salita, 11 km, Col du Telegraph, i primi 3-4 km ha una pendenza dell'8-9%, poi il Galibier. Galibier, che è lungo 12 km, da 1420 metri bisogna salire ai 2605 metri, quindi 1200 metri di dislivello, è una salita vera, una salita lunga. Ci sono delle immagini Pantani che non potrò mai dimenticare. Il Galibier, quando attaccò sotto la pioggia e andò a conquistare la maglia gialla alle Deux Alpes. Attenzione, un'azione molto importante. Luc Leblanc lancia l'attacco. In seconda posizione c'è la maglia gialla. Pantani con Babiole pronti ad intervenire. Può essere questo il momento decisivo? Io penso di sì. Pantani in mani basse, Ulrich continua a voltarsi, ormai da solo. Potrebbe partire Pantani, se sta bene parte adesso. Eccolo, difatti parte. Ecco, parte Pantani, attenzione, l'atteso scatto di e Pantani. E non risponde Ulrich. Non risponde Ulrich. Ulrich, che aveva già dimostrato che quando scatta Pantani è meglio lasciar perdere. Però vediamo che si volta, vede che sta arrivando qualcuno. Aspetta Leblanc, si è voltato, ha rallentato, ha capito che Luc Leblanc può essere in grado di dargli una mano. È la prima volta forse che Pantani dà una dimostrazione di grande intelligenza tattica. Parte, riparte Pantani, che ormai è nella scia del gruppetto di testa, nella scia di Escartin. Pantani ha fatto il vuoto. Mentre Ulrich, vedete, non reagisce affatto. Sta calando, addirittura sta perdendo molti secondi. Prosegue nella sua azione. Altro passo. Pantani, un altro passo, una legnata, sta dicendo Cristiano Gatti, una legnata incredibile. Nessuno ci ha provato, Luc Leblanc ci ha provato, Escartin, non sono riusciti a mantenere il ritmo. Signori, quando questo ragazzo scatta non c'è niente da fare.